La settimana di incontri tra Pierluigi Bersani e i leader delle altre forze politiche non ha prodotto risultati per la formazione del nuovo governo. Perciò, al Quirinale, si sono svolte le nuove consultazioni tra il presidente Giorgio Napolitano e le maggiori forze politiche. Una situazione resa però difficile non solo dall'oggettiva incomunicabilità fra le altre formazioni politiche che non hanno vinto le elezioni, ma anche dall'incombente termine del mandato di Napolitano. Abbiamo avuto questo incontro con il Presidente, dove abbiamo manifestato la nostra posizione, che è la posizione di sempre, da dopo che si è conosciuto il risultato delle elezioni, con praticamente tre forze che hanno rappresentato e rappresentano un terzo degli elettori. Una di queste forze si è posta all'opposizione. È nell'ordine della razionalità e nell'interesse del Paese che le altre due forze devono trovare il modo per dare vita insieme a un governo. Quindi la nostra posizione non è cambiata, l'abbiamo espressa con, credo, assoluta chiarezza al Presidente. Noi eravamo e siamo ancora disponibili a dare vita a un governo di coalizione cui partecipi il Partito Democratico, il Popolo della Libertà, la Lega e Scelta Civica. Noi siamo disponibili a che il Partito Democratico avanzi una sua candidatura, ci va bene assolutamente la candidatura del segretario Bersani, così come ci vanno bene anche altre possibili candidature. Confermo che questa è la posizione della Lega. Noi siamo disponibili a sostenere un governo di coalizione, ma non un governo politico che dia risposte, ma non un governo tecnico. Siamo stati contro il governo Monti, figuratevi se arriva un altro governo di questo tipo, meglio, mille volte meglio le elezioni. Vogliamo che ci sia un governo che dia risposte a chi governa le regioni del nord, ma deve essere un governo politico. E queste sono le condizioni che abbiamo detto al Presidente della Repubblica. Sì, bene, solo una precisazione ulteriore per sgomberare ogni possibile retroscena, come si è visto sulla stampa in questi ultimi giorni. Non c'è stata nessuna discussione e tantomeno nessuna nostra posizione che abbiamo avanzato al Presidente della Repubblica per quanto riguarda il Quirinale. Riteniamo che sia nella logicità delle cose che se si fa un governo insieme, un governo di coalizione, poi insieme si debba discutere su chi possa essere il miglior Presidente della Repubblica possibile. Tutto qui. Abbiamo preso atto che alla conclusione delle consultazioni del primo mandato esplorativo affidato, abbiamo preso atto che alla conclusione delle consultazioni del primo mandato esplorativo da parte dell'onorevole Bersani non ci sono le condizioni per una maggioranza politica. Questo è quello che il Presidente Napolitano ci ha comunicato. Noi abbiamo ribadito quanto già detto in precedente consultazione, cioè che siamo disponibili a formare un governo a 5 Stelle e quindi rilanciamo questa, abbiamo rilanciato al Presidente Napolitano questa opportunità. E un governo appunto a 5 Stelle che possa immediatamente avviare alcune iniziative legislative quali l'introduzione del reddito di cittadinanza, rilanciare le piccole e medie imprese e tagliare i costi della politica. Ribadiamo la nostra determinazione a non accordare la fiducia a governi politici o pseudotecnici e ribadiamo la disponibilità a votare in aula ogni legge che si accordi con il programma, come la riforma della legge elettorale, la legge anticorruzione, legge sul conflitto di interessi e quelle iniziative legislative di cui parlavo prima. Nel momento in cui il Presidente Napolitano dovesse indicare il Movimento 5 Stelle, dare al Movimento 5 Stelle l'incarico di fare le consultazioni, noi nell'arco di pochissimo tempo forniremo al Presidente Napolitano nome
è tutto quello che serve, un programma già l'abbiamo. Come abbiamo già detto svariate volte, è il progetto politico che per noi è importante, che si riassume, il progetto politico che si riassume nei nostri 20 punti di programma. Quindi il nome del candidato Premier per la filosofia del Movimento 5 Stelle non è essenziale, è il progetto che conta. Abbiamo innanzitutto valutato insieme con il Capo dello Stato quella che è la situazione politica a oltre un mese dalle elezioni, constatando che purtroppo la chiusura delle diverse forze politiche improntata sia a interessi di parte, sia chiusure ideologiche, sta impedendo fino ad oggi di avere un governo stabile per il Paese. Noi riteniamo che innanzitutto vi sia un'assoluta necessità di dare invece risposte ai problemi attraverso un governo stabile in tempi certi, affinché appunto si possa iniziare a svolgere fino in fondo il nostro servizio. In questa direzione noi abbiamo ancora una volta espresso la nostra piena disponibilità, il nostro impegno per costruire una grande coalizione tra le tre principali forze che si sono trovate in questi anni disponibili rispetto a un programma riformista nel Paese, ma attenzione a patto che non diventi questa una grande contraddizione, cioè una modalità per nascondere i problemi che ciascun soggetto ha a casa propria. Noi crediamo che sia necessario, diciamolo con grande schiettezza una volta per tutte, che si affrontino i problemi dei cittadini e quindi le riforme che sono necessarie. Abbiamo interloquito con il Presidente della Repubblica sul momento delicato e complesso della politica italiana. Abbiamo ritenuto di sottolineare ancora una volta che la soluzione più idonea a traghettare l'Italia fuori da questo avvitamento e da questo pantano e nel conferimento dell'incarico a Pierluigi Bersani, a chi ha incarnato con coraggio la necessità di un dialogo con la domanda di cambiamento che è così prorompente nel Paese e che si è espressa nelle urne. Riteniamo interdetta qualunque possibilità di immaginare un governo di larghe intese. Il Popolo della Libertà ondeggia tra vacui e retorici richiami al senso di responsabilità nazionale, l'assedio ai tribunali, la cospirazione più vigliacca come quella che ha portato a concordare le dimissioni del ministro Terzi. Il PDL non è alleato possibile, tanto più in una situazione come quella che vive oggi l'Italia. Vale la pena rimarcare un concetto. Tutti, Grillo come tutti gli altri leader politici italiani, hanno sulle proprie spalle il destino del Paese. Bisogna evitare di togliersi il Paese da sopra le spalle e di metterlo sotto i piedi. Chi facesse prevalere un calcolo elettoralistico rispetto alle necessità e alle urgenze dell'oggi commetterebbe un delitto nei confronti del Paese, superebbe una straordinaria occasione, una storica occasione di cambiamento e ne risponderebbe a tutti gli italiani. Mi pare che da Grillo sono venuti finora prevalentemente degli insulti. Io penso che Bersani
sia la più matura e la più forte espressione della volontà di dialogo con le istanze del Movimento 5 Stelle. La eliminazione di Bersani significa il netto indebolimento di una prospettiva di dialogo con quella parte dell'Italia. Grazie. Al Presidente della Repubblica abbiamo consegnato le nostre valutazioni sulla settimana di consultazioni che il Presidente preincaricato ha svolto. Noi abbiamo, come Partito Democratico, deciso di partire in questa gestione della difficilissima crisi da un ascolto vero del risultato elettorale. Il risultato elettorale è stato un risultato dagli esiti clamorosi. Questo ascolto vero del Paese porta e ci porta e ci ha portato a cercare un esito che non fosse un esito tradizionale, un esito politicista, un esito che si rinchiudeva in vecchi schemi. Ecco perché abbiamo cercato il coinvolgimento di tutti attraverso la scelta di una convenzione costituente. Lì dentro fare la riforma della politica che è resa necessaria da un risultato che è stato così clamoroso. I troppi no che abbiamo ascoltato in questi giorni, ai quali aggiungo anche i no che stamattina sono stati qui espressi, i no espressi a un governo istituzionale, i no espressi a un governo del Presidente, oltre ai no che abbiamo ascoltato anche nelle consultazioni attorno all'ipotesi, al progetto sul quale Pierluigi Bersani ha consultato le forze sociali e le forze politiche, rischiano di negare la possibilità che il cambiamento possa effettivamente avvenire sia nelle istituzioni e nella politica del nostro Paese, sia nell'economia e nella società. E quindi con rammarico che abbiamo ascoltato questi no e al Presidente della Repubblica abbiamo espresso fiducia piena nei suoi confronti, profonda gratitudine e fiducia piena, dicendo al Presidente della Repubblica che non mancherà il nostro supporto responsabile alle decisioni che lui in queste ore prenderà. Grazie.